Giorgio. Allora, io direi di continuare i nostri contenuti, al contrario di quelli che invece criticano inutilmente operatori, le Chioggia, eccetera, eccetera, e vorrei sottolineare un servizio molto valido che è stato fatto per tutta l'estate, ed è quello appunto dell'estate sicura, dove tantissimi operatori hanno concesso uno spazio, tra cui voi di Ascot, e adesso con settembre, non mi ricordo il giorno, lo ricorderai tu, è terminato questo servizio, ma è stato un servizio molto gradito dall'utenza, da parte del... Io giorni fa passavo, erano ancora che cercavano questo, e insomma gradirei un tuo intervento, visto che sei il presidente di Ascot e uno degli operatori qua del turismo. Andrea, l'abbiamo detto credo mille volte, mille una adesso, il tema della sicurezza in spiaggia, ma non intesa esclusivamente in spiaggia, ma alla città intera, durante il periodo estivo, non trova uguali in altre parti del Veneto, d'Italia. Cioè, tu hai una spiaggia che comunque, l'abbiamo detto, l'ospedale nostro viene potenziato d'estate in virtù dei turisti. Quindi già l'ospedale dà dei servizi in più, amplia alcune reparti, alcune possibilità di intervenire sui malati. Detto questo, ci sono delle dislocazioni sull'Arenile, Diga, l'ufficio nostro, la Storia, Stella Maris, Isola Verde. Quindi tu hai 5 postazioni in più in cui trovi il medico, come nel caso nostro, e Isamar, oppure gli infermieri. Quindi, e devo dire che negli anni, soprattutto quest'anno, è stato molto gettonato. Allora, da una parte tu dici fa piacere perché vedi che funziona, da parte tante sia male, no, non è tante sia male. Soprattutto gli anziani, o anche più giovani, insomma, che ricorrono, sanno, c'è il medico. Altrimenti intaserebbero il pronto soccorso. Quindi è un servizio che funziona benissimo. Ti ripeto, non ci sono uguali in altre parti, forse anche d'Italia. Siamo presuntuosi, forse sì, ma è così. Accessato il giorno 10, quindi domenica, perché la stagione balneare fino al giorno 10, dopo lascia stare che le spiagge sono ancora aperte per le idroterapie e di alcune spiagge hanno comunque, garantiscono comunque il servizio di salvataggio fino al 17, perché ritengono, a parte oggi, che il tempo permettesse insomma questa attenzione, questa ulteriore sicurezza, ma non è un obbligo, è una volontà insomma. Però positiva questa cosa, voglio dire, vanno implementati, ma probabilmente sì, Andrea, nel senso che la URSS fa tanti, questo progetto di estate sicure, vacanze sicure, investe molto sicuramente. E così ne va dato atto, insomma. I corsi per la disostruzione. No, la disostruzione, anche altre cose che spiegano fatti. Sono state fatte giorni fa la storia, il fatto del controllo delle malattie cardiache. Su questa cosa, ti ricordi fa quello del melanoma, quindi questa attenzione c'è. Vanno implementate, tutto si può implementare. Non vedrei male, Andrea, che ci fosse un incremento anche nei lavoratori nelle spiagge, perché se è vero che i giorni feriali riescono a reggere un po' la domanda, ma i giorni festivi, sai, poi quando fanno questi grandi caldi che tu vedi, no? Anche gli interventi stessi di Bagnini fanno sì che insomma magari qualche ambulatorio in più, e con la prova trovata anche la sensibilità degli operatori, Andrea, perché chiaramente che c'è, gli operatori dicono su queste cose qua. Andrea, non si tirano indietro, cioè è una medaglia che ci appuntiamo e che ci e vendiamo basta fuori. Basta vedere la colonna qua di defibrillatori. Basta stare un dramma, no, un dramma no, perché vengono usati. Devo rispondere un attimo. Scusa. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.